Buongiorno e benvenuti a tutti. I fiumi e i corsi d'acqua di tutto il mondo sono pieni di animali davvero spaventosi, dai quali ti consiglio di stare alla larga. Da un coccodrillo mangia uomini che si nasconde in un torrente nel Burundi, a un pesce davvero spaventoso che vive nel fiume Congo e non conosci ancora. Ecco 10 animali spaventosi che si trovano nei fiumi e nei corsi d'acqua. Bagarius iarelli, noto con il nome di pesce gatto gigante o gunch, è una grandissima varietà di pesce gatto trovata nei torrenti dell'Asia del Sud, in particolare i torrenti con forti correnti. In questo caso specifico prenderemo l'esempio della popolazione dei gunch del rio Cali, un corso d'acqua colombiano, visto che hanno fatto alcune vittime nel corso degli anni precedenti. Si racconta che tra il 1998 e il 2007 un gunch, o più gunch, non ne siamo sicuri, abbiano divorato 3 persone in qualche secondo senza che nessuno abbia potuto fare nulla a tal proposito. La prima volta che si sentì parlare di un attacco di gunch fu nell'aprile 1998, quando un ragazzo di 17 anni venne mangiato da un gunch davanti a suo padre, senza che quest'ultimo avesse potuto far qualcosa per aiutarlo. La seconda volta accadde 3 mesi dopo, con un'altra persona, e l'ultima volta fu nel 2007, con un ragazzo nepalese di 18 anni. In seguito a questi attacchi, le persone che visitano il rio Cali stanno alla larga quando vedono un gunch. A causa di questo è diventato uno dei pesci d'acqua dolce più spaventosi del pianeta, non solo per la sua grande dimensione, visto che un adulto può agevolmente raggiungere 2 metri di lunghezza e pesare più di 90 kg, ma anche perché uccide la gente. Il fiume Mekong, nel sud-est asiatico, è l'habitat di uno dei più grandi pesci d'acqua dolce e dei più spaventosi che siano conosciuti, la pastinaca di acqua dolce gigante Imantura caufaraia. Gli adulti di questa specie misurano all'incirca 2 metri di larghezza e solitamente si nascondono sotto la sabbia per evitare di essere individuati e in questo modo attaccare le loro prede quando meno se lo aspettano. È per via di questa abilità di mimetizzazione che sono diventate un vero pericolo per le persone. È un animale da cui bisogna proprio aver paura. In genere attaccano soltanto se si sentono minacciate da altri pesci o dagli esseri umani, o quando hanno fame veramente. Ma siccome è così difficile vederle quando si nascondono sotto la sabbia, alcune persone hanno la sfortuna di calpestarle camminando attraverso il fiume. Nel caso in cui non lo sapessi, queste pastinache di acqua dolce giganti sono dotate di un pungiglione che misura 38 cm, che usano solo nei casi estremi, come quando qualcuno cammina sopra loro. Il veleno è molto tossico per gli esseri umani e può causare diversi tipi di lesioni, secondo il posto in cui la persona viene punta. Ad esempio, se è stata punta a livello del petto o vicino al petto, può morire per un arresto cardiaco. Per via della sua grande dimensione, il suo metodo di mimetizzazione e il suo veleno letale, la pastinaca di acqua dolce gigante, Imantura caufaraia, è quindi uno degli animali dei fiumi più temibili del pianeta. Chiamati anche squali leuca, gli squali zambesi fanno parte degli animali d'acqua dolce più temuti che si conoscano, non soltanto perché sono predatori eccellenti, ma anche a causa della loro capacità incredibile ad immergersi nei corsi d'acqua e nelle acque poco profonde. Lo squalo zambesi è uno dei rari squali in grado di continuare a cacciare in acqua dolce, e tutto ciò per merito di una ghiandola particolare che si trova a livello del suo rene e gli consente di rimanere fino a un anno senza problemi a cacciare nei torrenti, le lagune e gli estuari. Ciò non rappresenta solo una capacità impressionante, ma anche le possibilità di essere attaccato da uno di loro aumentano. Come se non bastasse, per aver paura di questo animale o temere ancora di più i fiumi e i laghi vicini alle coste, lo squalo zambesi è lo squalo con la maggior potenza di morso del mondo, con circa 612 kg di potenza applicata ad ogni morso. Abbastanza per ridurti un membro in pezzi senza fare sforzi, e non dimentichiamoci che sei di fronte a uno degli animali più territoriali che si conoscano. Una cosa significante è che se ti avvicini troppo dal suo territorio sarà morte immediata per te se non sarai prudente. Invece, se ti può rassicurare, si sono registrati soltanto 100 attacchi di questi squali contro gli esseri umani dal 1580 al giorno d'oggi. In ogni caso, stai alla larga.
Comunemente famoso con il nome di pesce cane, è uno dei pesci d'acqua dolce più spaventosi e più temuti del pianeta, non soltanto per il suo aspetto, ma anche per la sua dimensione enorme e per le sue proprietà. Un pesce tigre golia adulto misura tra 1,5 metri e 2 metri di lunghezza e pesa circa 60 kg. Peraltro possiede anche 32 denti appuntiti come lame di rasoio, che misurano circa 2,5 cm di lunghezza e costituiscono la sua arma migliore per attaccare gli altri pesci più deboli del fiume. Molte persone che frequentano il fiume Congo sono state testimoni dell'appetito enorme che mostra il pesce tigre golia. Benché si nutra prevalentemente di piccoli pesci vulnerabili che vivono nel fiume, è anche noto per attaccare solitamente piccoli coccodrilli. Puoi immaginare questo? Un pesce che attacca un coccodrillo. Benché ciò non sia mai stato filmato, le relazioni sono proprio registrate. Così, qui vedi l'unico pesce al mondo che non ha paura di attaccare dei coccodrilli. Questo ti dà un'idea della sua capacità e del motivo per cui è uno dei pesci d'acqua dolce più temuti del pianeta. Ora, oltre a tutto ciò che ti ho appena raccontato, non bisogna omettere il fatto che ogni tanto attacchi gli esseri umani, non così spesso quanto i coccodrilli, ma potrebbe accadere. Per mia e tua fortuna, il pesce tigre golia vive soltanto in due regioni del pianeta, il fiume Congo e il lago Tanganyika in Africa dell'Est. Parlando di animali spaventosi, cosa ne pensi di questo qui? Possiede una bocca grande, piena di denti appuntiti, che usa per attaccarsi ad altri pesci e succhiare il loro sangue. È spaventoso, non trovi? Bene, questa creatura strana è una lampreda. Sopravvive succhiando il sangue di altri pesci che incontra nei corsi d'acqua e i mari. Il quotidiano di una lampreda consiste nel nascondersi il meglio possibile per evitare di essere divorata da altri animali. Tuttavia, appena arriva il momento di mangiare, esce dal suo nascondiglio e infila i suoi denti in un povero animale imprudente che attraversa la sua zona. E come puoi vedere, per lei si tratta di un gioco da ragazzi, visto che non risparmia molto i propri sforzi. Essendo una specie abbondante in alcuni corsi d'acqua, i pescatori hanno per consuetudine di trovarla attaccata alla presa del giorno, o nei casi più frequenti i pesci hanno decine di segni o cicatrici causati da attacchi di lamprede. Sembra doloroso, vero? Bene, è per questo motivo che appare in questo video. Forse è uno degli animali più famosi della lista e uno dei più temibili del mondo, e per buoni motivi. L'anaconda verde vive nei fiumi tropicali dell'America del Sud e attacca spesso i poveri animali che si avvicinano ai torrenti per bere. Si dice che se la prenda con le sue vittime in 10 secondi o meno, per quanto siano grandi, prima di aprire la sua mascella per poterle mangiare per intero. È senza alcun dubbio uno spettacolo impressionante, ma allo stesso tempo molto spaventoso. Gli esperti dichiarano che solitamente le anaconda verdi non attaccano gli esseri umani perché per loro non siamo squisiti quanto un cervo, ad esempio. Però se hanno fame, stai pur certo che lo faranno, visto che numerosi casi sono già stati censiti. In età adulta, le anaconda verdi misurano circa 5 metri in media e pesano all'incirca 90 kg. Sono enormi, hanno un grande appetito e la loro velocità d'attacco non somiglia a nessun altro animale che conosci. Tutto ciò gli è valso un posto sulla lista degli animali più temibili che si possano trovare nei fiumi e nei torrenti. Gustav non è il nome di una nuova specie, ma è il nome proprio di un coccodrillo gigante che vive nel fiume Rusizi, il quale si trova nel Burundi, in Africa. Nel corso degli ultimi 20 anni, Gustav è diventato una vera leggenda, per aver divorato una 60ina di persone, e non è uno scherzo. Gustav è un coccodrillo della specie Crocodilus niloticus, o coccodrillo del Nilo, una delle 3 specie di coccodrilli che vive nei corsi d'acqua africani, e può raggiungere, in età adulta, 6 metri di lunghezza, per un peso di circa 800 kg. Anche se tu puoi pensare per il suo nome comune che viva solo nel fiume Nilo, in realtà puoi trovare questa specie in quasi tutti i laghi e i fiumi dell'Africa subsahariana, il che lo rende uno dei predatori più temibili dei fiumi africani, non solo per gli altri animali, ma anche per gli esseri umani che si recano in quei fiumi per avere un po' di cibo o di acqua. Nel caso specifico di Gustav, che è il più famoso dei coccodrilli del Nilo, si sa che misura 6 metri di lunghezza ed è già abbastanza anziano, ma il suo appetito è ancora lo stesso. I coccodrilli del Nilo fanno parte degli animali dei fiumi più temuti al mondo, e questo per diversi motivi, tra cui la loro abilità ad attaccare velocemente, la loro dimensione enorme e perché sappiamo che almeno uno di loro adora attaccare e divorare gli umani. Spaventoso, vero? Nella fauna marina esistono all'incirca 350 specie di pesci in grado di individuare o generare dei segnali elettrici.
Ad oggi la specie più potente conosciuta è l'anguilla elettrica. Si tratta di un animale che, oltre a non essere bello per nulla, è in grado di emettere scariche elettriche che possono andare fino a 850 volt in qualche secondo. Nel caso in cui ti chiedessi quanto rappresenti, diciamo che un semplice tocco può paralizzarti per numerosi secondi. Interessante, non trovi? L'anguilla elettrica è consapevole di questa sua capacità così potente e quindi la usa per varie cose, come la caccia, difendersi o persino comunicare con altri animali della sua specie. La cosa peggiore è quella che non si tratta di un animale che vive negli abissi dell'oceano, ma nei fiumi dell'America del Sud, in particolare nel bacino del Rio delle Amazzoni e nell'Orinoco, dove si nasconde bene nel fango o tra le paludi, ed è lì che sorprende gli altri pesci e animali che passano vicino attaccandoli. Per questo motivo, l'anguilla elettrica è uno degli animali più temibili che tu possa trovare nei fiumi. Allora, quale di questi animali ti sembra quello più spaventoso di tutti? Diccelo nei commenti qui sotto. A presto! Nothing more than to rest your hand into.